Sai che cos'è la fimosi in età pediatrica? Lo vedremo nel video di oggi. Buongiorno a tutti, sono il dottor Patrizio Vicini, andrologo, urologo, chirurgo plastico ed estetico genitale a Roma. Ti invito a iscriverti al mio canale YouTube e a rimanere collegato fino alla fine, perché daremo informazioni dettagliate, progressive e differenti nel corso dell'intero video. Il caso clinico di oggi è un bambino di 6 anni affetto da fimosi serrata. La cute normalmente ricopre il glande è chiamata prepuzio. Per fimosi si intende la mancata apertura del prepuzio. Quindi avremo un restringimento della cute prepuziale e un mancato scorrimento del prepuzio lungo il glande stesso. La fimosi può essere congenita, si manifesta sin dai primi anni di vita ed è dovuta appunto a una sovrabbondanza di cute prepuziale. Nei casi come il caso odierno di fimosi serrata e grave è impossibile esporre il meato uretrale esterno, quindi il paziente può avere una difficoltà addirittura ad urinare con infezioni urinarie recidivanti e infiammazione del glande del solco balanoprepuziale, cosiddette balanocostiti. Vanno fatte però alcune precisazioni: in età pediatrica il prepuzio può non scorrere a sufficienza per scoprire il glande. L'estringimento del prepuzio quindi è da considerarsi normale nei primi anni di vita. Si parla appunto nel neonato e nei primi anni di vita di fimosi fisiologica proprio per tale ragione. In questi casi specifici il prepuzio è aderente al glande ma permette comunque al bambino di fare pipì. Questa è la cosiddetta fimosi fisiologica che tende a risolversi autonomamente entro i 3-4 anni di vita. La fimosi fisiologica quindi non deve destare alcuna preoccupazione soprattutto alle mamme e ai genitori, addirittura è considerato un utile rimedio che evita le infezioni al bambino, un effetto addirittura protettivo. In caso di fimosi invece propriamente detta, il prepuzio non scorre sul glande, è molto adeso, non permette al meato uretrale esterno di essere visibile, il bambino ha difficoltà a urinare, infezioni ripetute, recidivanti e quindi deve essere visitato e opportunamente trattato. Prima dei 4 anni di età intervenire per eliminare le aderenze sarebbe un errore. È sufficiente in genere tirare indietro la pelle del pene fino a dove arriva e permettere al bambino di urinare. Non bisogna mai forzare eccessivamente perché l'eccessiva trazione potrebbe determinare delle lesioni sulla pelle del pene, del prepuzio, lesioni che a loro volta facilitano le infezioni di tipo batterico, quindi non va mai bisogna mai esagerare con l'eccesso di trazione. Infatti spesso prima di tale età la fimosi si risolve da sola, nel frattempo è necessario solo tirare, abbassare la pelle del pene in modo graduale, senza forzare, senza determinare delle lesioni interne che potrebbero determinare delle infezioni al glande e al solco balanoprepuziale stesso. Quando la fimosi persiste oltre i 5-6 anni, come nel caso clinico di oggi, è necessario chiaramente liberare il glande dalle aderenze balanoprepuziali e effettuare una circoncisione in modo tale da permettere al bambino di tornare a urinare bene senza alcun ostacolo e evitandogli le infezioni recidivanti ripetute che ha avuto sinora. Andremo a effettuare appunto lo scollamento delle aderenze balanoprepuziali, lisidi dalle aderenze e circoncisione completa con asportazione della cute del prepuzio. Esistono due tipi di intervento chirurgico, circoncisione o postectomia propriamente detta, che prevede l'asportazione completa di un anello circonferenziale di cute del prepuzio, oppure delle plastiche di slittamento del prepuzio. Abbiamo varie tecniche, sono Z, VY, delle plastiche laterali di scorrimento, eccetera, che permettono una maggiore apertura del prepuzio.
Si tratta comunque di un'operazione semplice, l'intervento viene effettuato in anestesia locale più una sedazione generale, il paziente è dimettibile dopo 2-4 ore dall'intervento chirurgico stesso, terapia antibiotica per 5-7 giorni dall'intervento. Le principali complicanze sono il presentare dolore, edema, un po' di gonfiore, lievi ematomi. E a distanza dell'intervento, possibili complicanze e qualche lieve inestetismo. Rispettando le norme della community YouTube, in termini di nudità e contenuti chirurgici, quindi adatti solo a un pubblico adulto, vi rimando al mio sito personale www.patriziovicini.it, in cui vi sarà una sezione video YouTube dedicata appunto a questi video chirurgici e troverai la versione integrale del video. Se ti è piaciuto il video, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube, a lasciare un like, a scrivere dei commenti che possono essere lo spunto di riflessione per ulteriori tematiche future. Mi trovi anche sulla mia pagina Facebook, segui la mia pagina Instagram, visita il mio sito personale www.patriziovicini.it. Per ora ti saluto e ti aspetto al prossimo video.